Allora, le imprese non investono, non da ieri, ma è anni che non investono, per due motivi. Primo, perché c'è un mercato instabile. Le imprese non investono perché gli utili li portano nei paradisi fiscali. Benissimo. Ma non è vero, non investono. Insomma, adesso... Ascolta, scusi. Non lo so se gli artigiani scusi, che io non gli credo che 5 dipendenti. Non voglio mancare no, calma, calma. Io sono che favorevole anche a un'operazione del cuneo fiscale sulle imprese, a patto che quelle imprese, che quelle imprese investano. Allora, posso dare una testimonianza? In anni di questa trasmissione, negli ultimi anni, io ho soltanto degli imprenditori che vengono qua in studio e che mi raccontano che hanno diminuito la loro attività e quindi hanno diminuito il numero di dipendenti. Ora possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, no, però questa è la situazione. Negli ultimi 5 anni ci sono 225 cioè, miliardi io di credo euro che sono passati dall'investimento alla finanza. Non ho avuto una sola puntata. Perché l'Italia non è più competitiva, non hai capito. Altrimenti, non conviene investire. No, ma non hai capito, se l'Italia Giacchino, fosse competitiva... Questi soldi sarebbero investiti in Italia. Oggi il professor Enrico Filippi, che tu conosci benissimo, mi ha scritto rispetto a delle cose che ho detto qui anche la settimana scorsa, dove spiego che noi non siamo competitivi e la mancanza di competitività ha causato la bassa crescita di questi anni e quindi la non creazione di posti di lavoro, anzi la perdita di posti di lavoro. Pertanto noi se vogliamo creare posti di lavoro dobbiamo recuperare competitività, no? E allora chiedimi mente scusa. Allora, caro Giacchino, sia breve Giacchino, abbia pazienza. No, ma lui lo lasci parlare, no, dici tutte vabbè, ho le fatto sue teorie che sono fuori uso. Ma no, ma mi dica anche allora, le sue. Condivido pienamente la tua analisi che è la base della perdita di competitività del nostro paese. No, ma poi tu ridi. Allora Giacchino, poi le lasci aziende stare. Non assumono. No, ma infatti scusate, fermo anche uso. Sono quelle della... che sono state applicate no, negli ultimi sono anni. Sono le teorie di rifondazione comunista che non hanno creato un posto di lavoro. Ma d'accordo. Mi salvi lei. No, no, ma io gli anni sono portato alla crisi che stiamo vivendo. Allora la crisi è la perdita di competitività, siccome il paese non ha capito che in questi ultimi 20 anni ha perso competitività, perché come dice Filippi abbiamo un maggior costo dell'energia e qualcuno ha fatto il referendum, abbiamo un maggior costo dei trasporti e della logistica, abbiamo un maggior costo della burocrazia, abbiamo un maggior costo anche la scuola che non crea dei posti, non crea formazione, non siamo competitivi. Noi non su siamo questo, competitivi, su questo non c'è i dubbio. 200 miliardi dei fondi, ma voi volete ascoltare, i 200 miliardi dei fondi pensione vanno a investire all'estero perché all'estero conviene di più. No, è chiaro. Allora, no. Allora, negli ultimi 20 anni, scusate, perché ho fatto una puntata su questo, non ho i dati specifici in questo momento, vi posso assicurare che hanno governato tutti. Negli ultimi 20 anni hanno governato tutti, destra, sinistra, e quando centrodestra, c'era la rifondazione comunista non ha aumentato le pensioni, io qui la sinistra anche rifondazione allora, riesco a vedere tecnici, quello centrale non riesco tutti. A vedere su la questo, sinistra poi... allora, no, se ma non si, dare... no, il problema è che non si riescono a vedere le differenze, sì, questo sì, pro... no, cioè, se vogliamo dare delle differenze. Responsabilità sugli ultimi 20 anni ce n'è proprio per tutti, compresi tecnici, compresi tutti. Ma d'accordo, mi intervenga lei. No, non posso intervenire perché qui veramente c'è una rifiorire di teorie economiche di fronte alle quali io mi devo inchinare perché io sono tanti anni che guardo dei numeri, guardo i bilanci, credo di conoscerli anche abbastanza bene, però si hanno tutti delle soluzioni, basta prendere il 3% di qui, il 2% di là, il 50%. Dico, ma ci rendiamo conto? Qui c'è un documento che si chiama il bilancio dello Stato italiano, veniva evocato prima, che ha due colonne, poi un pochettino più complesse, entrate e spese. Entrate 500 miliardi, spese 800 miliardi, il ricorso al mercato, che significa l'indebitamento, 300 miliardi, cioè lo Stato per pareggiare nel 2014, non parliamo del 2093, le proprie spese, per coprire appunto tutte le spese, deve ricorrere per 300 miliardi appunto al mercato, cioè indebitarsi. Ecco. Allora questi quindi sono questo... i dati, a me poi di tutti questi discorsi, se tolgo l'1% di qui, metto il 5% di là, ma sì, ma i soldi c'è, non mi interessano, cioè quando verrà fatta la legge per dare gli 85
è bene, un imbusto, eccetera. Si dice bene, la spesa di 10 miliardi che verranno appunto prelevati dal fondo tal dei tali, oppure che trova copertura dove? E allora è molto semplice. La pressione fiscale, ma ci rendiamo conto, qui è stato detto chiaramente, ma la pressione fiscale che viene venduta al 44,7%, è come un pochettino l'inflazione, cioè l'inflazione è quella che ci dà l'ISTA tutti i mesi, o l'inflazione che quella che sente la massaia che va a comprare le sono patate? Sempre che, diverse, ecco, sono diverse. La percezione dell'inflazione, il discorso è questo, cioè diverso. Il discorso appunto dei giornali, dei centri di studi, eccetera, sono sempre basati su delle teorie, tutte apprezzabili, io non dico che il centro di Mestre faccia delle cose stupide o roba di questo genere. Io mi limito ad andare a vedere i conti, cioè quando vedo una legge dice c'è una copertura finanziaria, sì, dove si prende? Ho detto qui stasera che stiamo ancora cercando 480 milioni per coprire la maggior spesa dell'aver tolto la seconda rata dell'IMU. Professore, e sapete quanto perché non è ascolti, venuta? Quanto sapete può... perché non è venuta? No. Perché tutta quella vicenda della Banca d'Italia con la rivalutazione dell'azione e via dicendo, che avrebbe dovuto rendere una certa cifra che doveva coprire in termini di tassazione di questo aumento del capitale, non c'è ancora stato, e quindi siamo ancora lì a cercare 400. Voglio dire una cosa.